Un punto prezioso, il pari di Matera, sofferto forse anche oltre misure e di quelli pesanti ma che fortificano il gruppo. Uscire indenni dallo stadio Lucano non è stato per niente facile, ma stavolta la dea bendata ha dato una mano ai rossoazzurri che dopo un primo tempo vissuto sempre sotto pressione in balia degli avversari, aggressivi ma allo stesso tempo sciuponi, nella ripresa sono riusciti, anche in inferiorità numerica, ad alzare di qualche metro la linea di centrocampo ed arginare i lucani. Infantino e Negro, ispirati da Iannini, nel primo tempo, anche per la bravura di Pisseri, hanno mancato almeno tre occasioni. È stata una partita di sofferenza, lo sapevamo che c'era da soffrire, però fatto, siamo stati tutti bravi al di là di me, tutta la squadra si è difesa bene, dobbiamo essere un po' più cattivi nelle ripartenze. Catania, come detto, meglio nella ripresa. Centrocampo e difesa hanno stretto i ranghi e i pericoli negli ultimi 16 metri sono diminuiti almeno fino all'espulsione per doppia ammonizione di Djordjevic, già graziato nel primo tempo dal direttore di gara per questo fallo che poteva anche costare il rosso diretto e il rigore per i padroni di casa che hanno protestato a lungo. Ieri però, come sottolineato, la dea bendata ha assistito ai rossoazzurri accompagnando sul palo il tiro dagli 11 metri di Infantino a 3 minuti dal 90°. Punto prezioso ma per il potenziale offensivo di cui il Catania dispone, ieri la squadra di Rigoli ha creato davvero troppo poco in avanti. Ritengo che il Catania deve fare qualcosa in più, non ci possiamo limitare a fare quello che abbiamo fatto, oppure abbiamo sta luce che si spegne e si accende, quindi dobbiamo avere una certa continuità nelle fasi di gioco, sia nelle fasi di possesso, nelle fasi di non possesso, quindi dobbiamo avere più continuità e non avere questi momenti morti, se così possiamo. E alcune volte abbiamo dato la possibilità al Matera, noi stessi, di mandarlo in porta. Stamattina per i rossoazzurri, prima del rientro in pullman a Catania, seduta defaticante in Basilicata. Domani il riposo, mentre da mercoledì gli etnei cominceranno a pensare al derby con l'Akragas di domenica, che segnerà il ritorno al Massimino della squadra di Rigoli dopo tre trasferte consecutive.